noi dobbiamo immaginare di regolare il sistema della rete con occhi, le chiedo, lei è un giurista e penso che sia sensibile a questi argomenti, con occhi diversi da quelli televisivi che hanno avuto il baricentro nella nostra discussione. La rete ha altre forme di regolazione e la stessa discussione in seno all'ONU, allo specifico gruppo di lavoro, ha indicato chiaramente che serve un'altra metodologia di normazione. E quindi le chiedo se lei non vuole ritornare sui suoi passi, non le chiedo ovviamente, non mi permetterei nessuna sconfessione, ma la considerazione piena del ruolo del Parlamento. Mi sembra che la prima parte dello schema di regolamento, quello sullo lo sviluppo dell'offerta legale, sia molto positiva, e quello manca davvero una spinta verso l'offerta legale, e quindi per poter far uscire, diciamo così, dall'illegalità molti che non sanno neanche di essere nell'illegalità. E però la parte invece più delicata, quella sull'enforcement, credo che abbia alcuni punti di criticità. E questa criticità, Presidente Calabrò, io la rilevo proprio dalla sua relazione. Se noi pensiamo che bastino le direttive europee e poi il decreto Romani, con tutte quelle ambiguità che noi conosciamo, a dare base normativa solida al lavoro dell'autorità, credo che non facciamo un buon lavoro. Questo è il punto vero, quindi una base normativa ristretta rispetto alla necessità di intervenire su una materia così ampia e complessa, su diritti che devono essere riletti nell'ottica del mondo nuovo della rete. Ecco, per questa ragione le chiedo, Presidente Calabrò, vista anche l'interesse del dibattito che c'è in rete, non solo in rete, le chiedo di prorogare i termini della consultazione che è stata aperta. Insiste anche sul mese di agosto, che è un mese di festa per tutti, e quindi se la mia richiesta è di portare da 60 a 120 giorni la consultazione pubblica per dare a tutti la possibilità di intervenire.